Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Got Out of Hell. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il rapimento del presidente e il nostro una macchina appena preso fuoco. Il nostro successivo arrivo qui negli inferi per poterlo salvare di nuovo. Però tra l'altro, un secondo, questo cos'è che era? Fa vedere. Ah, sono i tomi di Satana. Non me lo ricordavo. Comunque, prima di iniziare una primissima missione nel Juego, vorrei un secondo, ecco qua, andare in questo punto preciso per eseguire un trofeo. Sì, tra l'altro non sto neanche ascoltando cosa dice Satana. You are stripped of your sins and condemned to a meaningless existence. E vai. Eternal playthings for a demonic host who is all too eager to ply its trade. Certo. Comunque, voglio già togliermelo dalle balle questo trofeo perché potrebbe essere un filino fastidioso. Eccolo qua. Raccogli 5 cluster d'anima senza toccare il suolo. Può essere una cavolata, infatti è un trofeo comune, ma almeno me lo levo già dalle balle ora. Uno. Aspetta, due, tre, quattro e cinque. Perfetto, fatto. Almeno ce lo leviamo dalle balle, ci siamo già presi un paio di cluster. Altro tomo. Ah, però è il tomo di Dane questo, non di Satana. Abbiamo 51 incarichi, vabbè, molti sono solo le missioni secondarie, niente più niente meno. Quindi direi di iniziare con le basi, equipaggio, acquisto, potenza e un'arma. Check out the vending machine near the Ultor building. Is it a special vending machine? Ok, ci vado subito. Have you bought stuff from a store already? Probably. But I would be remiss as your guide if I didn't show you. Ecco fatto. Dov'è? Eccolo qua. Vediamo che potenziamenti abbiamo. A zero notorietà, acquista munizioni, acquista potenziamenti, accedi alle armi ottenute. Non abbiamo ottenuto nulla. Abbiamo Omega, Omega, Omega. Ecco, queste sono belle. Queste sono veramente belle. Esodo 10, il solforatore e l'aculeo adamantino. Poi l'impalatore dannato e il fustigatore Ultor. Un mitragliatore normalissimo Ultor e il Vulcanum, un lanciarazzi Ultor e il gracchiatore. Quest'arma tra l'altro è anche un DLC di Saints Row 4. Tra l'altro non costano un cazzo, 1000, mamma mia, dammeli subito. E il fucile ombra, porca troia, ma 500, ma sei impazzito, costa niente. Allora, questa no, questa è l'unica che costa un fottio di soldi. Questo qui almeno insegue i nemici. Poi mi piace di più l'impalatore. Questo qua mi sembra figo. Ti direi il lanciarazzi, ma a questo punto prenderei il gracchiatore che costa un filo di meno. E infine per 500 dollari te, grazie. Le uccisioni con quest'arma garantiscono salari aggiuntivi. Allora inizierei Ah, bella, questa è bella. Questa è veramente bella. Nonostante adori quest'arma perché le munizioni esplosive saranno sempre al top, quest'arma è fighissima, è veramente bella. Peccato che non ha il potenziamento dei danni. Allora, a proposito di danni, tieni, potenziamo la pistola. Facciamo tutti i potenziamenti da 100 che riusciamo per ora. Mente dell'alvera, gli insetti che uccidono il loro bersaglio tornano nell'arma come munizioni bonus. Come se più avanti poi ne avessi bisogno. Paletti di legno che esplodono quando l'avversario è scaraventato contro un muro. Quindi difficilmente riuscirei a scaraventare contro il muro qualcuno. Significativa probabilità di incendiare i nemici con ogni proiettile esplosivo. Lingua lunga. Le rane in azione tentano di attaccare i nemici vicini con la lingua. Va bene. Allora, fra tutte le armi mi sento di potenziare questa per ora. I danni esplosivi sembrano buoni soprattutto contro i nemici grossi. Però qualche altro soldino io me lo tengo da parte per ora. Missione completata. Allora, carica l'aureola in teoria dovrebbe essere la missione di andare da tutti e quattro gli esponenti di Dane. Quindi a questo punto magari farei la lealtà. Mi sto ricaricando. Allora, c'è da dire che sicuramente il volo fatto qua su Got Out of Hell è sicuramente un vero volo, non una planata come era quella di Saints Row 4. Però è molto più difficile da gestire. È molto più difficile gestirla. Ehi, Dane, aumentiamo un po' il nostro affetto. The Forge is prime real estate in hell.
This smoggy shithole is located over the richest mineral veins in the afterlife. You want to hurt Hell's infrastructure? Here's where you do it. Va bene, quindi che dobbiamo fare? Truffa benedetta, fiamme d'inferno, vandalismo, redenzione, impianto di estrazione. Andiamo all'impianto allora. Iniziamo a farci amico Dane. Poi piano piano arriva tutto il resto. Eccoci arrivati all'impianto di estrazione. Fammi indovinare. Vai e uccidi tutto quello che vedi. Soul extraction facilities. This is where souls enter hell to have their sins removed and then thrown to the streets to wander for eternity. Now make no mistake, this isn't Satan being magnanimous. Sins are the currency in hell. That means these places are the cornerstone of his income. Ah beh. There's three sections of the facility, and to fully take it over you need to capture all three. But be careful. Satan's goons are going to be looking for you. Oh, che bello. You pull this off, you hurt Satan and Ultor makes money. It's win-win. Eh beh, certamente. Essendo la prima non mi aspetto sia troppo difficile, ma mi aspetto neanche sia troppo semplice. Dai. Ecco fatto. Allora, io non mi ricordo, sincero, come si tira giù sto tizio qua. Non me lo ricordo per nulla. Aspetta. Ecco fatto, ok. Bisogna solo tirare giù la sua armatura. Dai, dai, dai. Aspetta. Ecco fatto. Tirare giù l'armatura in realtà non è difficile. Anzi, è più facile tirare giù l'armatura perché c'ha, come si dice, un hitbox molto più grande. Ecco qua, di nuovo mio. Andiamo nella prima zona con questo. Vai, 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 prendetelo. Prendete sti stronzi. Dove sei? Bravissimo. Perfetto. Numero uno preso. Ecco fatto, è di nuovo mio. Preso, in piena faccia. No, 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 e perché? Perché mi hanno ripreso il numero due? Come? Ecco fatto. Via tu. Dai. Dammi il punto 3, dammi il punto 3. Sbrigati, sbrigati. Yes, fatto. Impianto di estrazione, la forgia, preso. Ok, prossima zona. Truffa benedetta. Abbiamo messo un po' da parte un po' di cluster. Quasi quasi prenderei ancora, ecco, altri 3 cluster, così arriviamo a 40. Ecco, fatto. Vediamo se con 40 riusciamo a potenziare almeno il volo. Battito di ali, yes. La potenza del battito di ali, perché almeno ci muoviamo più velocemente. E anche il recupero di un po' di resistenza. Ci sono rimasti 10 punti. Facciamo efficienza dello sprint. Benissimo, facciamo la truffa benedetta allora. L'avvocato Lee, santo cielo. The more abuse you put these guys through, the more years we can shave off. Lee suggested running clients through the designated intersections to boost their punishment. Oh, and dive in front of those vehicles on fire for bonus points. I mean, let's face it, the more they hurt, the sooner we can get these wretched bastards out of here. Porelli, mamma mia. La truffa benedetta è una delle mie attività. Cioè, oddio, la truffa benedetta. While his wife Laura was admitted, la truffa in generale. The Heavenly Father was less forgiving of poor Tobias, whose shirtless antics is a craze. È una delle mie attività preferite dei Saints Row, veramente, perché
A modo suo è fighissimo. Ah, ha preso fuoco. Mi servirebbe una macchina a cui scontrarmi. Allora, c'è da dire che a differenza a differenza di Saints Row 4 o comunque gli altri in generale, ti muovi molto più lentamente quando fai il ragdoll in questo. Ok, siamo all'argento. Aia che male. Aia che male. Dove sei? Ecco fatto. Dai, 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 preso. Dobbiamo arrivare a 600.000 anni. Minchia, sono tantini, eh. Ok, ci mancano solo di qua, di qua, di qua, di qua. Vieni, vieni, vieni. No, l'ho mancato. Ho volato via troppo presto. Ok, abbiamo ancora 2 minuti e dobbiamo fare un centinaio di punti. Ma porca miseria, perché hai saltato così in alto? Ecco fatto. L'ambulanza, l'ambulanza. Presa. Preso. Vieni qui, vieni qui. Ah, ancora 40.000 punti. Presa. Ok, dai. 20.000 punti e ci siamo. 20.000, 20.000, 20.000. Vieni qui ed investimi. Presi. Ok, abbiamo vinto. Minchia, dove cacchio mi ha fatto volare? Truffa benedetta completata, con la stessa animazione di Saints Row 4, tra l'altro. Dai, livello... Ah, peccato. Mancava poco per il livello 2. Prossima attività. Fiamme d'inferno. Credo che sia quello della corsa. Ok, eccoci arrivati. Non è quello della corsa, ma è quello del volo. All right, buddy, let's take this opportunity to stretch those wings. I've set up a rudimentary flight path. Oh no, il percorso di volo no. Come se già io non odiassi volare nei giochi, anche col percorso. Il che, essendo la prima, comunque non mi aspetto sia difficile, ma credetemi che quando finisce la stamina diventa una rottura di balle. Diventa una vera rottura di balle. 3, 2, 1, vai. Ok. Prima sfera, dobbiamo recuperare più sfere possibili, veramente, perché questa parte diventa veramente un dito al culo se finisci la resistenza. Ok. Di qua. Perfetto. Altra volata. Me la sto cavando meglio di quanto mi aspettassi. Non sono sicuro. Oh, oh, calmo. Che riuscirò a prendere l'oro. Ma almeno ci proviamo. Dai, su, 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 su. Un altro battito di ali non farebbe male. Ecco fatto. Mi servirebbe una sfera bianca. Mi servirebbe una sfera bianca. Oh no. Le sezioni strette, no. Stretto così veramente. E niente, abbiamo preso l'argento, forse. Ah. Se non sbattevo contro il muro ce la facevamo. Se non sbattevo contro il muro ce la facevo. Dannazione. Per principio adesso la rifaccio finché, ti giuro, non la facciamo giusta. Però abbiamo sbloccato l'efficienza che ci riduce. Ecco qua. Questo che è utile. E fluttuazione. A mezz'ora tenendo L2 R1 attivare i tuoi poteri. Ok, per adesso non ci serve, anche perché non abbiamo più. Per riprenderti dopo una carambola. Ok, non abbiamo più cluster, però questi sono utili. E adesso proviamo a prendere l'oro. Yeah! Preso! Yes! Oh,
andare molto meno contro i muri. Poi, vandalismo. Non mi ricordo se in questo capitolo di Saints Row c'è il... come si dice? Il potenziamento che ti fa vedere tutti i collezionabili in giro. Sarebbe comodo, ma non necessarissimo, ma sarebbe comodo. Ok, vandalismo. Tutto! Come una catapulta! Ti prego, dammi un carro armato. Anzi, se appare un carro armato lo rubiamo. È ancora più facile così. Dove sei? Chi sei? Ecco qua. Allora, calmi tutti. Munizioni illimitate. Vuol dire tanto tanto divertimento. Ma più che altro non ti devi concentrare sui pezzi piccoli. Cioè, o meglio, non devi concentrarti sui singoli nemici, ma devi concentrarti più sugli oggetti. Ok, tipo, preso. Preso. Devi concentrarti sugli oggetti più che sui nemici qua. Ecco fatto. Mi serve altro, mi serve altro. Ah, tirati su, tirati su. Mi servono oggetti. Servono oggetti da distruggere. Ok, non credo sia difficile perché tanto è la prima missione, ce la si fa. Però mi servirebbero più oggetti. Mi servirebbero più oggetti da distruggere in una botta sola. Ci sono solo nemici e anime. Vandalismo completato con la stessa animazione di Saints Row 4, per capire quanto si sono sforzati. Ok, ultima attività che c'è rimasta. Tra l'altro siamo già a quasi metà della prima riga, Redenzione. Oh no, ti prego non dirmi che redenzione è quello che credo che sia. No, è proprio quella quell'attività qua, io la odio. La odio sta attività. Salvation time. Satan's using his magic to send souls skyward and downward into oblivion. That's where you come in. Catch the falling souls before they hit ground and use an arcane blast to free the souls rising upward. Of course, once you do that, you'll still have to catch them before they drift off to their death. Speed is key here. You'll get a bonus for every soul you can save before touching down. Now let's go save some clients. Capite perché la odio sta attività? Questa qua non mi interessa neanche arrivare all'oro a questo punto. Però, Dio mio, già devi volare in fretta, devi prendere gli oggetti, quindi devi anche essere preciso. Santo cielo. Eh sì, fammeli cadere ancora un po' più veloce, che ancora non ho iniziato l'attività io. Allora, mancatissimo. Aia, che male. Preso. Allora, una delle soluzioni sicuramente può essere: stai vicino al terreno. Stai vicino al terreno, così quando stanno per arrivare le anime le prendi subito. Preso. Fatto. Il problema qual è? Che stanno facendo questa cosa. Preso. Che facendo, come vi ho appena detto, poi non hai il tempo di raccoglierli tutti. L'ho preso. Preso. Dai 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 dai. Preso. Preso. Prendi anche quello. Preso questo qua che stava volando in alto. Prendilo ancora, anche quello. Preso in pieno. Non so se ce la facciamo ad arrivare all'oro, eh. Non so se ce la facciamo. Johnny Depp, soul saver.
Soul Saver. Beh, siamo all'argento, forse. Forse ce la riusciamo a fare. Ma ha preso! Sì! Ne ho appena mancato uno, vero? Allora, aspetta. Preso! Perfetto! Abbiamo preso anche un obiettivo. Preso! Prendi anche quello. Ecco fatto. Preso. Finita? No, ok. Cavolo, cavolo, cavolo. Ho ancora 30 secondi. Ho ancora 30 secondi. Preso, yes. Preso anche questo. Ah, continua. Non si stoppa finché non ferma il tempo? Guarda, per me non è un problema. 4, 3, 2, 1. Missione completata con un oro. Redenzione completata. Questa è forse una delle poche animazioni nuove che ci sono. Però le ali fatte così sono proprio belle. Le ali fatte così sono meravigliose. C'è un DLC in questo gioco che ti aggiunge le ali, o meglio ti sostituisce le ali col colore da rosso fiammeggiante a viola Saints, che per carità è bello, ma non quanto le ali bruciate così, non quanto le ali originali. E incontrati con Dane. E in più quel DLC ti aggiunge anche un'arma, un'arma che io me la ricordo era abbastanza interessante, non da spenderci sicuramente 2 euro, però per magari uno potrei pensarci. 50 centesimi oggetto, che è una skin e un'arma, però c'è gente che spende di peggio per una singola skin. Ehi, Dane, ho completato tutto. Great work. Old Tor's moving into the territory you freed up and we're already seeing a difference. I can't wait to see what happens when we own. Quello anch'io, non mi ricordo se l'ho conquistato tutto l'altra volta. Lealtà, Dane, completato. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.